Eccoci qua. Ma chi c'è qui? Proviamo ad indovinare dal suo buongiorno. 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 Ma chi c'è qua? Chi c'è qua di fianco a me? Ma la Paolina. Paolina Mazzocchi, eccola qui per l'appuntamento con Ippo Cucino con Paola. Lo ricordiamo, è l'appuntamento dedicato alle ricette di cucina a basso contenuto glicemico e anche a basso contenuto, nel senso che di solito fai dei piattini mignon che a basso contenuto, stop, sì. Per gli gnomi, per i puffi. Ma perché io forse sono bassa. Vabbè, sarà per capito, quello. Però dai. Cosa ci... che bel titolo che vedo su questa ricetta. Sì. Che meraviglia. Allora, le zucchine sono un piatto, una verdura un po' più estiva, però quest'estate mio suocero che ha l'orto ne ha fatte... cioè ne ha raccolti un sacco, per cui io mi sono dovuta sbizzarrire e fare mille cose con le zucchine. Cioè, quindi tu 2 settimane fa hai rubato una ricetta a una tua amica. Esatto, la signora Nadia. Oggi prendi dal tuo suocero. Dal suocero. No, mi sono dovuta un po' inventare. Quest'estate è stata molto utile per sperimentare. È stata creativa, diciamo. Sì, sì, molto creativa. E ti sei inventato quindi la ricetta, degli spaghetti al pesto di zucchine. Fantastico. Che però le zucchine poi alla fine ci sono tutto l'anno, magari saranno un po' meno buone rispetto alla stagionalità, però... Dimmi un po', quali ingredienti dobbiamo preparare? Per 4 persone facciamo 4 zucchine medio grandi, un po' di basilico, sale, olio e pepe, 20 pomodorini datterini. 20, eh? 20, non uno di più, non uno di meno, mi raccomando. Cioè, se uno è al supermercato, ci sono quelle scatole che sono già preconfezionate. Come fai? Stai lì? La apri, le conti? No, sono più o meno le scatoline piccole, preconfezionate. Se sono 18... Vabbè, li tagli il 19 e il 20esimo, lo fai diventare più piccolo, lo tagli. Poi facciamo 50 grammi di pistacchi sgusciati e 300 grammi di pasta lunga, che possono essere gli spaghetti o i tagliolini. Ok. Quindi prepariamo a pezzetti le zucchine e le facciamo trifolate con olio, sale, pepe e basilico. Al termine della cottura frulliamo tutto fino a far diventare una crema. Sì. Tagliamo a metà i datterini e lo scottiamo a fuoco alto con un po' di sale. Ok. E nel frattempo cuociamo la pasta e condiamo poi con il pesto, diciamo, di zucchine. Una volta che l'abbiamo porzionata, aggiungiamo i pomodorini e spolveriamo con i pistacchi già tritati. E poi ne lasciamo magari qualcuno intero, così per decorazione. Però senza guscio. Sì, senza guscio, secondo me è meglio. Ok, ok. Do un consiglio, un consiglio utile, sperimentato, che prima di usare il tritatutto per frullare le zucchine, consiglio prima di tritare i pistacchi, perché sennò poi l'umido della zucchina già cotta, quindi un po' bagnata, così... poi diventa un po' più faticoso, sporca il contenitore e poi quando tu devi frullare il pistacchio rimane tutto attaccato attorno, tutto dopo aderente diventa e poi diventa un po' tutto casinoso, un po' tutto puccio. Allora, quindi prima tagliamo i pistacchi, che è tutto asciutto il contenitore, e poi frulliamo le zucchine. Così non dobbiamo lavare 2 volte anche il contenitore. Eccezionale, hai capito l'ottimizzazione di tutto. Mi sfugge un dettaglio. No, l'hai messo qua. 300 grammi e questa è la portata per 4 persone, 300 grammi. Dai. Ma scusa, ma facciamo 400, dai, un etto a testa, di pasta. Un po' meno, dai. Magari un po' meno. Poi magari mangiamo sempre una fetta di pane. No, pane con la pasta, dai. Dopo, come secondo. Perché poi metti che in quella giornata mangi anche il secondo, che non mangi solo la pasta, una fettina di pane. Il puccino non lo vuoi cattar su? No, certo. Dai. Certo, va bene così. Vabbè. Dove la troviamo questa bella ricetta? Sul sito di Radio Sound, sulla pagina Facebook di Radio Sound, sulla mia pagina Facebook di Ippo Cucino con Paola e sul blog www.ippocucinoconpaola.it. E voilà, Paolina Mazzocchi, grazie anche per la ricetta di oggi. Ti aspettiamo lunedì prossimo. Ok? Bye bye. Radio Sound.